No, volevo. Io semplicemente non vorrei che passasse il messaggio che coloro i quali hanno più di 60 anni, sono in pensione e vanno a lavorare come hanno dichiarato, non solo perché stanno bene fisicamente, ma perché hanno bisogno di arrotondare la propria pensione. Non vorrei che quelle persone passasse il messaggio che sono uguali al presidente Testa, con tutto il rispetto, che gode di altre situazioni dal punto di vista economico. Lo dico con rispetto, ma è solo un dato di fatto. Quello che vorrei io, francamente, è un paese dove queste persone potessero scegliere se essere utili, magari attraverso anche opere di volontariato, attraverso anche insegnamento ai più giovani dal punto di vista della loro professionalità, o se invece potersene stare a casa a riposo. Queste persone non possono scegliere, perché queste persone vanno e cercano lavori, si adattano, uno perché ha un nipote da mantenere che non trova lavoro e l'altro perché deve arrotondare perché ha delle spese. Il problema non è la disponibilità di queste persone al mondo del lavoro, il problema è che queste persone sono obbligate ad arrotondare, e questo è un problema sociale a cui il paese deve rispondere. E invece le risposte di questo governo lo stanno aggravando, questo paese sociale. Noi non possiamo pensare che persone che pigliano 500 euro al mese possano tranquillamente vivere e campare. E la dico proprio tutta. Allora, ci sono mettiamo ordine, perché così parlate tutti e chiudiamo il giro. Allora, Fassina e poi Fedeli, così.